Benvenuti sul canale Art Bijou Lab. In questo video mi faceva piacere raccontarvi come ho realizzato questa borsa con questo genere di manico stile Miss Sicily. Il kit in pelle è realizzato nel nostro laboratorio. Se volete acquistarlo, trovate sul link in descrizione il sito per poterlo andare ad acquistare. Si può avere in tutti i colori. È composto da un fondo rettangolare 24x14 e il kit invece del manico da parte sopra misura circa 25. Abbiamo un manico bambù di dimensione media con i bussolotti, con la possibilità di poter mettere una tracolla e poter portare quindi la borsa non solo a mano ma anche con la tracolla. Benissimo. Ho fatto già un video sul canale, lo troverete, come iniziare le borse dal fondo e faccio vedere anche diversi modi di come iniziare a fare questo passaggio. Quindi non vi annoierò di nuovo dicendovi sempre la stessa cosa anche in questo video. Chi dovesse avere difficoltà nell'inizio, ho fatto proprio quel video che dura pochi minuti, però spiego un po' tutti i modi per poter iniziare. Dipende anche dal filo che noi abbiamo, i diversi modi, ecco, per poter intraprendere questo passaggio. Io ho realizzato delle catenelle allungate tra un foro e l'altro e poi su di esse ho fatto 3 maglie basse e negli angoli invece 4. I primi giri del fondo di perimetro sono sempre di maglie basse e ne ho fatti 3 con 2 aumenti per ogni angolo. Poi l'intera borsa è fatta appunto nocciolina, adesso vi faccio vedere come. In totale me li sono segnata 22 giri di nocciolina più 2 giri di perimetro tutti fatti a maglia bassa. Tutti e due a maglia bassa. Quindi questo è il corpo della nostra borsa. Devo fare ancora il rinforzo, però ecco come si vede all'interno. Poi andrò a fare questo tipo di lavoro qui per mettere la patella e il manico dietro. Questo è un passaggio che vedremo dopo. Adesso vi mostro. Questa qui è la patella, l'ho già iniziata, per non annoiarvi e fare un video insomma troppo lungo. Vi mostro adesso come fare il punto nocciolina. Scuscio un po' così ve lo faccio vedere. Consiste in 3 maglie alte e poi nello stesso punto faccio 5 maglie alte chiuse in un'unica volta. 1, 2, 3, 4, 4. Eccolo qua il nostro ventaglietto di 5 maglie alte. Esco l'uncinetto dalla maglia, conto di nuovo 1, 2, 3 nella quarta, quindi in quella dopo, che sarebbe la prima dell'archetto di 5. Entro con l'uncinetto, riprendo la mia maglia e chiudo con una catenella. Rifaccio le mie maglie alte, questa volta sono 3 singole, quindi una nel punto sotto, una andrà sempre sopra la nocciolina fatta nel giro di prima, ecco, prendendo bene il punto in questo modo.
Bellissimo il punto nocciolina, solo che prende veramente tanto filo. Per questa borsa con il nostro Made in Italy, che è da 300 grammi, però sono di più di 450 metri, ne ho utilizzate due Roc, una l'ho già finita e questa qui che più o meno sarà a metà. Quindi ho fatto le mie tre maglie alte singole, adesso di nuovo riparto col gruppo di 5. Allora, per la borsa, per il corpo della borsa, tutto procede così fino alla fine di tutti i giri praticamente. Un po' diverso nella patella, per questo vi sto mostrando come ho fatto la patella, perché nel giro dopo, quando dobbiamo girare il lavoro, cambia leggermente il modo di chiudere la nocciolina, però cambia solo quello, non è una cosa difficile da fare. Ecco qua, 5, contiamo di nuovo, 1, 2, 3, 2, 4, 5 e dentro qui nella quarta riprendo il punto e chiudo. Chiudo con una catenella. Tutto procede così fino alla fine del giro. Questa patella, adesso vi spiego un po', è iniziata con un giro di catenelle, per la precisione le ho segnate 45 catenelle che poi diventano 10 noccioline. Quindi vi mostro da qua sotto le catenelle e il primo giro su cui poi ho lavorato già da subito le maglie alte e la nocciolina. Quindi 45 catenelle, distanzio di 2, entro nella terza e faccio le mie 3 maglie alte. Poi il gruppo di 5 che chiudo in un'unica volta, di nuovo le 3 maglie alte e di nuovo il gruppo di 5 che chiudo in un'unica volta per fare il cosiddetto pomponcino della nocciolina. In totale ho in previsione di fare 15 giri, però adesso non ho ancora finito, vedrò alla fine quanti giri mi piace fare, però ne ho preventivati circa 15. Uno, due, tre catenelle e tre maglie alte da sole, due, quattro, cinque maglie alte nello stesso foro. Bene, esco, entro qui e chiudo tutte in una volta. Scusate lo smalto, ma non sempre riesco a far coincidere il momento del video con quello della manicure. Voi lo sapete già chi mi segue, sono un po' un disastro a riguardo, però quando ho quasi finito la borsa non vedo l'ora di fare il video, di farvelo vedere, così sono troppo entusiasta. E le unghie passano in secondo piano. Allora, continuo così tutto il giro fino alla fine della mia patella, cioè ho fatto così sempre. Adesso, appena finisco il giro, vi mostro come fare la nocciolina con il lavoro girato dal rovescio. Quindi
Quindi un attimo solo che vi mostro il prossimo passaggio. Bene, giunta alla fine. Due catenelle. Giro il lavoro e realizzo direttamente qui, perché queste due catenelle è come se fossero le mie, la mia prima maglia alta. Qui ho fatto tre maglie alte da sole, quindi nella terza del centro deve andare la nocciolina. Perciò metto il filo sull'uncinetto, entro non nella prima ma nella seconda maglia alta fatta prima e faccio il mio gruppo di 5. Ok, 2, 4, 5, sempre lasciamo il punto in sospeso, entro quindi non nella prima, nel primo punto che sarebbe questo, ma qui. E chiudo questa volta la mia nocciolina in questo modo, così che rimanga la nocciolina con la pancia dove ce l'hanno anche le altre, quindi rivolta verso l'esterno del mio lavoro e non all'interno. Quindi chiudiamo tutto con un punto di catenella e poi faccio le mie tre maglie alte singole, quindi uno per ogni punto sotto. Qui c'è la nocciolina così. Ok, e anche qui. Ok, questo è quello che c'è dall'altro lato, le mie tre maglie alte singole. E ora il gruppo di 5 che faremo qui in mezzo. Cosa importante che non vi ho detto, numero di uncinetto che sto utilizzando è il 270 perché avevo quello, ma il 2,5 va benissimo. Poi dipende dalla mano che abbiamo ognuno di noi. Col filo Made in Italy io consiglio dal 2 al 3 e quindi potete fare qualche piccola prova e vedere come vi trovate meglio a lavorare questo filato. Solitamente uso il 2,5. Allora, un'altra maglia alta singola. Ok, un'altra qua sopra. Ecco qua le mie tre maglie alte singole, adesso faccio il gruppo dei tre.
al centro del gruppo di tre fatti prima. Quindi proseguo così fino alla fine del giro. E poi vi mostro alla fine del lavoro il giro di perimetro e come assemblare il tutto. Benissimo, ho finito il mio ultimo giro di roccioline. In totale ne ho fatti, adesso li contiamo insieme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, benissimo, 15, così come avevo pensato. Allora, e adesso inizio a fare una catenella, tutte le mie maglie basse su tutto il perimetro, quindi due giri di maglie basse desidero fare, perciò comincio a realizzarle appigliandomi dove sul lato, soprattutto sui lati, è un po' a sentimento, insomma, si cerca di fare del proprio meglio creando un punto dopo l'altro. La cosa più importante da non fare è realizzare troppe maglie basse e alla fine andare a danneggiare quello che è la dimensione reale della batella. Quindi sui laterali si cerca di mantenere le dimensioni e fare questo giretto così di perimetro. Perché se facciamo troppi punti rischiamo di danneggiare la dimensione del lato della nostra borsa, perché sulla patella sia sopra che sotto abbiamo i punti guida che abbiamo realizzato, ma qui sui lati è un po' più complicato. Quindi continuo così per tutto il perimetro, ne farò due giri e poi passerò al passaggio successivo, che è quello del assemblamento di tutti i pezzi. Benissimo, ho finito di bordare la mia batellina con i due giri di maglie basse. Ho lasciato il filo parecchio lungo, così che poi mi permetterà di cucire il manico. Prima di questo passaggio, però, ho deciso di farne un altro, che è quello di applicare un pezzo di rete canvas che noi abbiamo sul sito a fogli 50x30, cessi a bianca che nera, nella sezione rete canvas. Ne ho preso un pezzetto che non è, questo non è 50x30, era già tagliato per fare altri lavoretti, quindi lo sto utilizzando per finire questo. Applico quindi la mia patellina sopra, semplicemente con una forbice vado a tagliare più o meno dove mi serve. Facciamo qui che va benissimo. Con l'altezza è un po' troppo alto, quindi andrò a diminuire anche quello. Allora, deve arrivare più o meno qui. Taglierò qui.
Questo è il mio pezzetto di rete per la mia padellina. Adesso quale sarà il prossimo passaggio? Vi ho messo già degli indizi davanti alla telecamera. Andrò a utilizzare il filo trasparente, il numero 2, lo 02, con un ago normale, quelli per ammendare. Cerco di usare il più lungo, sono più o meno uguali. Taglio un bel pezzetto perché lo metterò in due. Ok, nodino pronto. E adesso comincio a cucire la mia rete sulla padellina. Questo filo lo allontano un po'. Mi raccomando, dall'esterno punti piccoli, dall'interno anche punti un po' più lunghi, non c'è nessunissimo problema, però dalla parte esterna punti parecchio vicini, così che non si veda, vedete, ecco, il filo deve scomparire tra una maglia e l'altra. Qua, non si vede. Dalla parte esterna, però all'interno abbiamo già il nostro primo punto. Poi questi li andiamo a bruciacchiare. Allora, per chi volesse foderare la borsa, consiglio di fare questa rete leggermente più piccolina, non così larga come l'ho fatta io, così da poter fare dopo l'applicazione della fodera. Ecco che lo sistemo un po'. Sarebbe anche il caso di mettere delle spille da balia o delle mollette qui su tutto il perimetro della rete, così da averla ferma, però qui sopra non le ho, ne farò a meno, tanto devo farvi solo vedere un pezzetto. Quindi dall'interno mi permetto di fare anche punti più lunghi, però dall'esterno no. Mi stacco di un po'. Vedete, il filo esce da qui ed entro proprio vicinissimo, così da non farlo notare. Bene. Proseguo così per tutto il perimetro della padella e quando avrò finito, quindi vi mostrerò il prossimo passaggio.
Ok, ho finito di fare il giro sulla mia padellina di rete. Voilà. Tutto il giro di perimetro. Ho anche messo i miei due bottoni calamitati che faranno da chiusura della padella. Volendo potete mettere anche una chiusura a cartella in mezzo o una chiusura a girello, come preferite. Sul nostro sito trovate sia l'una soluzione che l'altra. Le ho cucite semplicemente col filo trasparente facendo delle cuciture qui, 2-3 punti per ogni forellino, vedete la calamita ha questi quattro buchetti proprio per essere cucita. Quindi queste altre due parti dopo le andrò a mettere sui lati, quindi della borsa, così da completare la chiusura. Però adesso è il momento di applicare il nostro manico. Ho lasciato il mio filo lungo, ho messo l'ago, anche gli aghi ce li abbiamo sul sito, li trovate nella sezione utensili. Bene, adesso spero che si veda. Ho intenzione di applicare in un unico momento manico laterale della borsa e padella, così poi da semplicemente girare questa parte, la padella cade sopra e adesso non si capisce niente, però piano piano vedremo il risultato. Allora, inizio con il mio primo punto, entro dentro. Volendo, un altro metodo sarebbe questo qui, è il manico Sisili che si apre in due. Prima applicare il lato del dietro sul retro, in questo modo, quindi facendolo, ecco, i buchini dalla parte interna, l'uncinetto dalla parte esterna, così. Però poi si apre e si vede questa parte qua, quindi andrebbe poi messa una piccola fodera o un qualcosa se si vuole, non è che tutti disturba, però alcuni clienti magari può dare fastidio, quindi può essere nascosto in questo modo applicandolo così come faccio io. Quindi chiudendo tutti e due i lembi in un'unica volta e cucendo insieme padella, manico e il retro della borsetta. Quindi il mio punto è qui, vado anche sul punto, ho deciso di lavorare tra la prima e la seconda, secondo giro di maglia bassa, così da tenermi un punto di riferimento per tutte le cuciture. Ecco questo. Ed ecco il mio primo punto che non si vede tanto, mi dispiace, ma è una cosa difficile da far vedere in video. Ci sto provando nel modo più chiaro possibile, spero di riuscire. Allora, quindi qui adesso abbiamo la nostra parte davanti della borsa appoggiata già sul manico. Entro tra un giro di maglia bassa e l'altro, più o meno in direzione, quindi mi stacco un po' perché c'è questo piccolo spazietto tra un buchetto e l'altro, quindi mi stacco un po' anch'io col mio punto, non di tantissimo, sennò poi viene una cosa un po' pasticciata. Quindi proviamo adesso a entrare anche qui.
Volendo con dei fermapunti si dovrebbe riuscire, o con delle spille d'avaglia. Io qua ho degli aghetti, adesso ci provo. Vediamo se riesco. Ecco qua, così almeno abbiamo un punto fermo. Bene, riprendiamo. Allora, siamo qui, ma disastro. Siamo qui, il nostro punto è fermo in questo modo. Adesso entriamo un punto dopo, quindi nella maglia bassa successiva. Mi sposto un po' così, eccoci. Qui entro nel mio forellino. Spunto dietro e do ok, qui dietro mi sposto di un po' e vado sul punto successivo. Adesso devo vedere anche nella patella, eccolo qui. E allora l'ago è qui. Bene, adesso continuiamo. Il nostro forellino prossimo è qui, che l'ho appena guardato. Quindi mi sposto di un paio di punti e vado qui. Meglio qui. Ecco, sono più dritta. Ok, sono riuscita anche dietro ad uscire tra un giro di maglia bassa e l'altro. Ok, punto piccolo anche dietro. Il nostro prossimo punto è qui, quindi entro qua. Ed esco, devo uscire di qua. Vediamo se con questa, ecco, riesco a mettere bene questo, se no continuo a crearmi. Allora, altro punto, dobbiamo andare qui più o meno, dove c'è il punto dopo, quindi vado un po' più avanti così.
poi qui dietro dobbiamo sforzarci di uscire tra un giro di maglia bassa e l'altro, così da cucire dritto. Ok, questo poi andrà dentro dopo, quindi non ce ne preoccupiamo prima. Dobbiamo uscire qui, quindi due punti, così. Ok, adesso è giusto. Ok, dobbiamo proseguire così fino alla fine del manico. Poi qui magari nel primo do un punto in più dopo, così lo stringo. Sarebbe stato forse meglio dare due punti sul primo punto adesso e anche sull'ultimo. Allora farò così, che sull'ultimo darò due punti così come qua, che ha un rinforzo in più. Comunque ci torno per sistemare questa cosa e poi vi mostro il passaggio successivo. Ed ecco terminato il mio lavoro. Ho saltato qualche passaggio, ma adesso vi spiego perché è molto facile. Quindi ho finito di cucire il manico nel modo come vi spiegavo prima ed è venuta quindi la cucitura col davanti e dietro in un'unica volta. Ecco come si presenta sul davanti. Questo è il fondo, ve l'avevo fatto vedere prima, così è di lato. E il dietro. E anche l'altro lato. E adesso colpo di scena, però ve lo sapevate, la chiusura calamitata. Ho cucito anche la parte davanti, quindi semplicemente poggiando quindi la patella, prendendomi il punto con uno spillino, era qui il punto giusto, in direzione nella stessa linea anche l'altro, e ho cucito con un pezzetto di rete dentro che mi fa da rinforzo. E poi ovviamente va foderata la borsa, io non la foderò mai perché in fiera poi i miei clienti vogliono vedere come è fatta la borsa dentro, quindi non metto mai le fodere. Però insomma, questa parte qua, prima di essere cucita alla borsa, andava foderata. Idem questa, dopo aver applicato i bottoncini calamitati, meglio inserire una fodera e cucirla a punti nascosti su tutto il bordo. Quindi però io sono a posto così, non farò la fodera e ho finito quindi il mio lavoro. Sulla nostra pagina Facebook metterò le foto della borsa, quindi potrete andare là, sempre Art Bijou Lab, troverete tutto quanto. Quindi vi ringrazio per aver seguito tutto il video fino a qui, spero che vi sia stato utile e chiaro. Soprattutto non è sempre facile farvi vedere tutti i passaggi, però insomma io ci provo. Se avete domande potete scrivermi, cioè su WhatsApp, trovate tutti i contatti sul sito oppure nei commenti. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao ciao!